Ottimismo del cuore del governo, pessimismo dei freddi numeri e del sindacato. Il segretario CGIL Umberto Trasatti esibisce le tabelle che riportano i dati aggiornati ad ottobre della cassa integrazione nella provincia dell'Aquila, che smentiscono le voci di una ripresa economica, di inversione di tendenza e di uscita dal tunnel. La cassa integrazione straordinaria, il vero termometro delle crisi aziendali, quasi sempre anticamera del licenziamento, è infatti cresciuta nel 2015 da 2,6 milioni di ore a 3,1 milioni di ore. E a saper rileggere i dati non è una buona notizia il crollo delle ore della cassa integrazione in deroga, per il semplice fatto che da giugno questa misura è stata cancellata. Purtroppo i dati certificano non solo la crisi non si arresta, ma la crisi ogni giorno determina condizioni di ulteriori difficoltà. I dati che riguardano la provincia dell'Aquila sono peggiorativi rispetto addirittura a quelli del 2014. Vorrei ricordare che nel periodo 2012-2014 questo territorio, che comprende l'Aquilano, la Marsica, la Valle Peligna e l'Alto Sangro, aveva perso già 17.000 posti di lavoro. E il dato complessivo appunto certifica che c'è un ulteriore incremento della cassa integrazione straordinaria e che aumentano le persone, i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono di un ammortizzatore sociale che sia cassa integrazione oppure disoccupazione. Passiamo da 10.900 a 11.500 persone che percepiscono un sussidio. Da qui la proposta di una vertenza unitaria per la crisi occupazionale nelle aree interne e la contestuale richiesta di misure straordinarie. L'Abruzzo deve darsi una strategia per le aree interne, anche nel rapporto con il governo centrale, perché se di fronte a comunque a segnali di ripresa che si dice ci siano a livello nazionale e anche nella regione Abruzzo, bisogna prendere atto che nelle aree interne invece le condizioni peggiorano. E quando le condizioni peggiorano e c'è una condizione straordinaria, c'è bisogno di interventi straordinari. Quindi una strategia dell'Abruzzo e dell'Abruzzo nel rapporto con il governo per le aree interne della regione Abruzzo.